Giochiamo insieme. Indovina le proprietà del vetro. Pronti per un gioco alla scoperta delle proprietà del vetro? Puoi giocare da solo o da sola e riprovare tante volte finché avrai imparato le proprietà. Se giocate a squadre, tutti devono collaborare. Seguiranno alcune immagini. Ogni gruppo deve guardare l'immagine e cercare di indovinare una proprietà del vetro, in positivo o in negativo, se è bravo o non è bravo a. Proprietà significa caratteristica. Dopo aver decifrato il messaggio dell'immagine, ogni gruppo corre a scrivere la descrizione della proprietà. Controlla i tuoi errori e impara i termini corretti. Attenzione alle regole. Non demordere mai. Se sei in gruppo, collabora a voce bassa, abbi rispetto degli altri e collabora. Non temere mai di sbagliare perché l'errore serve per imparare. È tutto chiaro? Altrimenti chiedi. Siete pronti a collaborare? Sono pronti carta e matita? Bene, via alla prima immagine e al tempo.
Gli oggetti di vetro si distinguono in vetro cavo, vetro piano, vetro artistico e lana di vetro. Riconosci qui gli oggetti in vetro cavo e gli oggetti in vetro piano?